Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo terzo appuntamento con la mia collezione di Blu-ray. Iniziamo subito perché ce ne sono veramente tanti. Allora, iniziamo con Robin Hood Director Cut. Questo è l'ultimo, quello con Russell Crowe. Pressed, edizione integral. Pensavo che aveva due dischi. Il mitico Fuori in 60 secondi con Nicolas Cage. Wanted. Sherlock Holmes, il primo. E Sherlock Holmes, Giochi di ombre. Andiamo veloci, veloci. Il mitico Armageddon. Anche questo ho voluto riprenderlo in Blu-ray. Poi Operazione Valkyria. Ci sono un po' di polverina. 12 round. Ok, ora iniziamo con dei film d'animazione. Cioè, iniziamo, continuiamo con dei film d'animazione della Pixar. Io sono molto fan dei film d'animazione e quindi abbiamo Monsters & Co. Questo è l'ultimo che ho comprato in Blu-ray, versione sia in 3D che normale. Con questa copertina cartonata, vedete, c'è proprio quello in 3D e quello normale come un altro che vi avevo fatto vedere. Il mitico Cars. Cars 2, anch'esso sia in Blu-ray normale che in 3D. Wall-E, versione speciale in due dischi. E Up, anche questa dovrebbe essere in versione normale. E no, questo non è in 3D. Questo ho sbagliato, cioè due dischi perché c'è un contenuto speciale. Poi la trilogia dell'era glaciale, qua contiene praticamente tutti e tre i film. Qua si sta smontando, non capisco bene il motivo. Ah sì, perché sono queste custodie abbastanza di merda qua e mi manca l'ultimo, il quarto. Poi Rio in 3D, questa qua è una versione combo, c'è cioè la versione in 3D, il Blu-ray, il DVD e la Digital Copy. Vabbè, il DVD e la Digital Copy li ho già dati via. Poi Bolt. Monsters & Co. in 3D. Megamind. Anch'esso in 3D. E qui abbiamo finito con i film d'animazione per ora. Poi continuiamo con Matrix. Matrix Reloaded. E vabbè. E Matrix Revolution. Il primo XXX. XXX The Next Level, il 2, due parole. Poi 007 Casino Royale, Quantum of Solace e l'ultimo Skyfall, che non è l'ultimo perché ce ne stanno altri. Poi Jonah X. Gran Torino, mitico film con Clint Eastwood. Inception, anche questo in versione Blu-ray, più DVD e Digital Copy. Il mitico
Full Metal Jacket edizione deluxe, deluxe, che dir si voglia, non so perché, boh. Pitch Black e The Chronicles of Riddick. Poi abbiamo Next, un altro bel film con Nicolas Cage, Otto amici da salvare, Interceptor, Il guerriero della strada. Questo è un film molto vecchio, molto vecchio. Non riesco a trovare gli altri in Blu-ray, ma li ho trovati in DVD, però vabbè. Hitman, l'assassino, vabbè, non è proprio un bellissimo film, però. Real Steel. Drive Angry. Salt. Anche questa con Angelina Jolie, versione estesa. La leggenda degli uomini straordinari con Sean Connery. Shoot 'em up, spara o muori. Qua purtroppo quando l'ho preso mi sono accorto dopo che c'è dentro Monica Bellucci, che non sopporto molto, con tutto rispetto per chi piace. Stealth, arma suprema. E concludiamo questa terza parte con Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street con Johnny Depp. Bene, ragazzuoli, questo è il. Non riesco a inquadrare tutto. È la terza parte della collezione di Blu-ray. Ce ne saranno ancora tre, forse tre parti. Quindi vi aspetto. Ciao ciao!